Amici, eccoci di nuovo qua in diretta con Medjugorje, con Michele Vassili. Abbiamo un altro capogruppo storico di Medjugorje, Virgilio da Milano, e speriamo che entri in rete anche Vanni da Ossa, lo stiamo aspettando. Però, come ogni oramai consuetudine, 25 di ogni mese, grazie alla preziosissima disponibilità di Michele Vassili da Medjugorje, recitiamo insieme il messaggio, il rosario in attesa del messaggio. Buongiorno Virgilio, buongiorno Michele, buongiorno a Buongiorno. tutti gli amici che ci stanno seguendo e se potete condividete questa diretta così possono recitare con noi il rosario anche altre persone. Ciao Michele, dimmi che ti ho interrotto. Tutto bene, sì. Grazie a Dio. Iniziamo pure Michele, se vuoi partire nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace. Prega per noi. Nel primo mistero della gioia meditiamo l'annuncio a Maria Vergine da parte dell'Arcangelo Gabriele. Anche come sempre, prima che facciamo la decina, voglio leggere un messaggio aperto a caso. Sappiamo che oggi alle 25, tra 40 minuti, Maria avrà l'apparizione e durante quell'apparizione la Madonna darà il nuovo messaggio per tutto il mondo, per tutti noi. E diciamo che siamo fortunati e ringraziamo la Madonna che ancora ci dà i messaggi perché non sappiamo fino a quando ancora abbiamo quella grazia. Comunque ogni parola che in questi 42 anni la Madonna ha detto credo che è una grazia per tutti noi. In modo particolare voglio pregare stasera per tutte le persone che mi hanno chiesto di pregare per loro, che sono tante, e dopo vedremo che cosa la Madonna dirà stasera durante questo nuovo messaggio. Messaggio 19 giugno 1986. Cari figli, in questi giorni il mio Signore mi ha permesso di ottenervi molte grazie. Per questo, cari figli, desidero inviarvi di nuovo a pregare. Pregate continuamente. Così vi darò la gioia e il Signore darà a me. Con queste grazie, cari figli, desidero che le vostre sofferenze diventino la gioia. Io sono la vostra mamma e desidero aiutarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci Grazie oggi il a nostro noi, il pane nostro Padre, che quotidiano, ti chiama, rimetti a da noi i noi i nostri debiti, debiti come noi come li rimettiamo ai nostri noi i nostri debitori, debitori, e non ci indurre in e tentazione, tu ma liberaci perdoni dal dal male. Amen. male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre di Madre di Dio. Dio, Prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di Dio, di Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per prega noi per noi peccatori, peccatori, adesso e adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio,
prega per noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre di Madre di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra morte. Amen. morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di Dio, di Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Come era come nel era nel principio, principio, ora ora e e sempre, sempre, nei secoli nei dei secoli. secoli. Amen. Amen. O Gesù mio, perdona le Perdona le nostre nostre colpe, colpe, preservaci preservaci dal fuoco dall'ora dell'inferno, dell'inferno, porta al porta in cielo cielo tutte tutte le le anime, anime, specialmente specialmente le più quelle bisognose bisognose della della tua tua misericordia. misericordia. Regina della pace, Prega per prega noi. per noi. San Giuseppe, prega per Prega noi. per noi. Nel secondo mistero della gioia meditiamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta. Leggi il messaggio, Michele. Messaggio del 15 maggio 1986. Cari figli, oggi vi invito a firmarmi il vostro cuore affinché io possa cambiarlo e farlo simile al mio cuore. Voi vi domandate, cari figli, perché non potete soddisfare le mie richieste? Voi non potete perché non mi avete dato il vostro cuore affinché io lo cambio. Voi parlate ma non fate. Vi invito a fare tutto quello che vi dico, così sarò con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci Dacci oggi oggi il nostro pane il quotidiano, rimetti rimetti a noi i nostri debiti, come come noi noi i nostri rimettiamo ai debitori, nostri debitori, e non ci indurre in dove in tentazione, ma tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Madre di Dio, Dio, prega per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra morte. Amen. nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre di Dio, Dio, prega prega per per noi peccatori, noi peccatori, adesso e adesso nell'ora della nostra morte. Amen. e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre di Dio, prega prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sia resa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Oh Gesù mio, perdona le Gloria nostre al nostro colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, dell'inferno. porta Porrai in cielo tutte in cielo le le anime, anime, specialmente specialmente le le più più bisognose bisognose della tua della tua misericordia. misericordia. Maria, Regina e Madre della Pace, Prega per prega noi. per noi. nel terzo mistero della gioia meditiamo la nascita di Gesù. Messaggio del 2 gennaio 1986. Cari figli, vi invito a decidervi totalmente per Dio. Vi prego, cari figli, di donarvi totalmente. E così sarete capaci di vivere tutto ciò che vi dico. Non vi sarà difficile abbandonarvi totalmente a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Virgilio, vai pure. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi per il mondo intero. Nel quarto mistero della gioia meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio. Messaggio del 23 gennaio 1986. Cari figli, vi invito ancora alla preghiera del cuore. Cari figli, se pregate con il cuore, si scioglierà il ghiaccio nei vostri fratelli e scomparirà ogni barriera. La conversione sarà facile per tutti quelli che verranno a coglierla. Questo è un dono che dovete implorare per il vostro prossimo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sia resa gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Santissimo nome, Giuseppe, Gesù e Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
Porta in cielo tutte le anime, specialmente quelle più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi. Nel quinto mistero della gioia meditiamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. Messaggio del 19 giugno 1986. Cari figli, in questi giorni il mio Signore mi ha permesso di ottenervi molte grazie. Per questo, cari figli, desidero inviarvi di nuovo a pregare. Pregate continuamente, così vi darò la gioia che il Signore dona a me. Con queste grazie, cari figli, desidero che le vostre sofferenze diventano gioia. Io sono la vostra mamma e desidero aiutarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Virgilio, Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, così sempre nel senso dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, o Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria. Michele, ci vuoi dire qualcosa in chiusura del rosario? No, è bello fare questi incontri perché siamo coscienti che non possiamo cambiare il mondo con questo rosario, ma può essere una piccola goccia per la pace nel mondo, e l'oceano è fatto da piccole gocce. Per quello è importante, come la Madonna nei messaggi ha detto, di pregare, sempre di pregare, perché soltanto con la preghiera possiamo andare avanti, senza questo ci perdiamo. Tra 20 minuti sarà l'apparizione, la Madonna darà il nuovo messaggio, vedremo che cosa dice. Comunque io spero che sarà sempre il messaggio della speranza, come lei dice, perché tanti aspettano le cose catastrofiche, vogliono quello, invece la Madonna parla in diverso modo, come la mamma sempre guarda positivo, dice non è tutto nero, c'è tanto bianco. Per questo è importante che anche noi viviamo in questo modo, non diciamo non ce la facciamo, non si può, si può. Anche con quello, se non sai che cosa devi fare, prendi il rosario, mettiti in ginocchio, vedrai dopo 20 minuti che non cambia fuori nulla, ma dentro di te cambia tanto. Io credo che ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare tanto. Per questo, ogni volta quando si riesce in comune come adesso, o da soli, fare il rosario è sempre una grazia. Oggi a Medjugorje sta piovendo, comunque. Si prega. Per quello sei a casa, mi sembrava strano. Sì, perché di solito ci porti sulla collina davanti alla parrocchia. Ho detto: ma si vede che Michele non sta bene, invece no, per questo. Capito? No, perché io devo pensare, cioè devo stare attento ai polmoni. Sai, certo. quando è freddo, quando piove, è un po' difficile anche concentrarti sulla preghiera, perché sono rimasto a casa. Hai fatto comunque, bene. Sai che io abito sul Križevac. Per questo almeno siamo in piedi del Križevac. Siamo comunque in piedi del Križevac. Comunque Michele, assolutamente, il fatto stesso che siamo in comunione di preghiera con Medjugorje, anche se sei a casa, va benissimo lo stesso. Mi raccomando, riguardati la salute, appunto, perché sei rimasto delicato, quindi quando si può ci porti nelle strade di Medjugorje, e quando non si può. Siamo comunque ai piedi del Križevac. Comunque sono previsti, ho visto tanti arrivi da Italia per compleanno di Miriana, per quell'apparizione. Per questo credo che saremo uniti anche qua sulla collina tutti insieme, o alla Croce Blu, vedremo dove sarà l'apparizione. Dove lo scopriremo lì, anche noi saremo lì in quei giorni. Sì, tra l'altro ho pochissimi posti, abbiamo il pullman praticamente pieno, mancano 2 o 3 posti, ma presumo che lunedì abbiamo completato il pullman, quindi ci accompagnerai poi sul Pobrodo, questa volta un gruppo grosso, riabituato con il pullmino, adesso veniamo col pullman grande, quindi... E Virgilio, tu quando vieni qua manchi da tanto? Quando Dio vuole. Adesso andiamo da Padre Iosio 11 e 12, andiamo per il compleanno, una settimana prima del compleanno, andiamo a Zagabria con Miridobro. Io spero che a lui 19 sarà qua, a Scirocchi. Sì, infatti noi andiamo una settimana prima perché viene lì dai suoi parenti. Sì. Va bene. Bene. Allora... Noi comunque da Medjugorje continuiamo con le nostre preghiere. Sempre ringraziamo a voi che siete uniti, perché questo che la Madonna, il progetto di Medjugorje non è solo per noi, è per tutto il mondo. Certo. Per quello credo che dobbiamo essere uniti. È importante non stancarsi, perché adesso sono passati 42 anni e la Madonna ancora sta con noi. Non possiamo adesso dire non ce la faccio più, ci manca poco. Per quello dobbiamo anzi dare una grinta in più, fare qualche preghiera in più, e così si fa, perché se no ci perdiamo. Ancora tempo della grazia, cerchiamo di fare qualche preghiera in più. Come la Madonna, uno dei quei messaggi che abbiamo letto, la Madonna ha detto con le vostre croci che diventano la vostra gioia. Per questo è importante credere in questo e vedrete che come cambia il mondo. Grazie Michele. Grazie a voi, perché per me è stata una grazia essere stato invitato qui, per me è un grande segno oggi, grazie di cuore. Va bene, ma dobbiamo, Virgilio,
Noi capogruppi dobbiamo dare segno di unità e quindi questa è l'idea di invitare i capogruppi a pregare insieme. Quindi no, questa è la prima volta, pregheremo ancora. Sì, certo. Quando tu sarai libero, l'invito è sempre aperto. Con Michele preghiamo il 25 di ogni mese. Ok, va bene. Tutti sulla via che porta a Maria e Maria ci porta suo figlio Gesù. Grazie. Io vi abbraccio, vi saluto da Medjugorje. Aspettiamo il messaggio. Io saluto tutti appena, gli amici che ci hanno seguito. Io aspetto che traducono ufficialmente e quando avrò ti manderò. Anche se stasera siamo invitati il nostro vescovo Aldo Cavalli a casa mia perché c'è mio figlio che è venuto per le ferie da seminario. Domani bello. Giù a Segna, allora voleva invitarlo per la cena, così siamo a casa mia proprio stasera per la cena. Bene, allora buona cena, un grande abbraccio a te, a tutta la tua famiglia, il tuo bimbo che sta facendo questo percorso veramente di consacrazione. Bello. E volevo dire un'altra cosa. Io aspetto sempre il tuo messaggio perché sono sicura che la traduzione è corretta, perché vedo che subito appena arriva il messaggio da Medjugorje lo mandano, però non, magari a volte si rischia di sbagliare la traduzione, invece aspetto che me lo mandi. Io lo pubblico in croato, solo che tante volte succede che voi Google a voi traduce che non è e allora appena ho conferma che è ufficiale io lo metto in italiano anche. Grazie. Meglio così, aspettare 15 minuti, 20 minuti che si corregge tutto che pubblicare messaggio certo. Che non si capisce. Infatti io aspetto sempre il tuo, da lì poi parto sicura, lo mando a tutti i miei contatti. Ah sì, la Madonna l'ultima volta ha nominato Fatima, avete visto? Sì. L'ultima volta ha nominato Fatima e l'unica volta che l'ho fatto era il 91, 25 agosto, per questo... Anche perché mi sembra di ricordare che la Madonna Medjugorje ha detto che è venuta a Medjugorje a completare quello che ha iniziato. Sì, quello che ho cominciato a Fatima finirò a Medjugorje. Ha detto così. Sì. Un giorno capiremo cosa significa, un giorno, come dice la veggente Miriana, capiremo perché lei ha l'apparizione annuale il 18 marzo, che non è... è il suo compleanno, ma poi capiremo perché la Madonna appare, che in realtà il motivo non è il suo compleanno. Sarà tutto chiaro, ma spero che non sarà tardi, perché non dobbiamo aspettare, dobbiamo muoversi adesso. Tanti che hanno aspettato sono già morti, come la Madonna ha detto a noi 81. Io mi ricordo molto bene quando ai veggenti i primi giorni ha detto ottobre 81, ha confermato che lascerà segno sulla collina e tante persone hanno detto vabbè, aspettiamo quel segno, dopo saremo che sicuro, cambiamo la vita. Invece la Madonna, conoscendo il nostro cuore, ha detto subito non aspettare quello, perché per tanti sarà tardi. Sono passati 42 anni, sai quanti hanno perso l'anima aspettando qualche segno? Invece non dobbiamo aspettare nulla. Io credo che il Signore, se lascia il segno, sarà per quelli che ancora sono lontano, ma per noi che diciamo che siamo credenti, che viviamo i suoi messaggi, non abbiamo a aspettare gli altri segreti. Ecco perché è importante anche su questi messaggi, quel messaggio che la Madonna tra poco dirà, ecco, tra 5 minuti sarà, dirà a Maria, con calma, leggere ogni parola. Io credo che sarà un messaggio della speranza per tutti noi, dicendo non vi preoccupate, io sarò con voi. Certo. Non è, cioè io credo che ancora tutto il Signore ha sotto controllo, che non è che siamo persi, che non c'è la speranza per il mondo, c'è speranza. Basta che noi ci mettiamo in ginocchio, che cominciamo a fare qualche Ave Maria in più e il mondo cambia, solo così. Ma infatti Michele, e poi non voglio annoiare con le mie domande, quello che io dico, io seguo solo i messaggi di Medjugorje, ultimamente ci sono tanti messaggi di tante presunte madonne, ma quello che io dico, perché sono tutti catastrofici, mettono l'angoscia, io dico, io riconosco la voce della Madonna solo in quella che mette la pace e la speranza, e questa speranza io la sento solo nei messaggi di Medjugorje, e poi non c'è altro da cercare, dico, abbiamo la Bibbia, abbiamo la medica, perché cercare tutti questi messaggi che possono essere anche devianti e fuorvianti?
Io rimango personalmente focalizzata sui messaggi di Medjugorje proprio perché, come hai detto tu, Michele, danno speranza. E per me Maria dà speranza, perché per Gesù e Maria non è la nostra morte fisica la preoccupazione, ma è la nostra morte spirituale. E a Medjugorje la Madonna si richiama alla fede. Giusto, Michele? Sì, certo, perché alcuni, come io vedo proprio così, in alcuni messaggi dagli altri, c'è mischio dei spiriti, perché non si capisce. Io credo che anche se succede non so qualsiasi cosa, se tu vai con la fede, se vai giorno per giorno, riesci a superare. Invece se devi essere spaventato che cosa sarà domani, già oggi muoi. Io per quello dico, dobbiamo con la preghiera, tu quando preghi, quando hai pace nel cuore, può succedere qualsiasi cosa, tu hai la pace. Se ti manca quello, è utile sapere il futuro, perché la pace non arriva così. Ci vuole un po' umiltà per vivere anche i messaggi di Medjugorje, che non è facile mettere nella vita. Comunque la Madonna sta ancora con noi, è ancora tempo della grazia, perché lo dico, ce la facciamo. Non solo non è facile seguirli, poi vorrei concludere con questo pensiero, ma a Medjugorje ne abbiamo già abbastanza, che seguire quelli di Medjugorje, magari li seguissimo, non c'è bisogno di cercare altro. Bene, allora adesso rimaniamo tutti uniti in preghiera con il messaggio, aspettando il messaggio che Maria ci darà tra pochi minuti. Ecco, proprio in questi momenti, 5:37, in questi momenti Maria avrà l'apparizione, parla con la Madonna, e io credo, come una volta la Madonna ha detto, è il momento dell'apparizione, non importa dove siete, se voi pensando a quel momento vi fermate in preghiera, riceverete la mia benedizione. Per questo è importante ogni giorno, verso le 7:40, quando c'è l'apparizione ancora, fermarsi almeno un attimo, fare una preghiera, e non importa se sei in Italia o in America o in Australia, tu ricevi la sua benedizione. Sai quante volte sono stato a Cappella di Ivan Degente, che durante l'apparizione Ivan dice alla Madonna, si gira, guarda verso la chiesa e dà benedizione a tutte le persone che sono in quel momento in chiesa o intorno alla chiesa. Pensa un po', vuol dire in quel momento, ecco, noi cerchiamo che ci benedice tutti noi, le nostre famiglie, il nostro futuro, così non dobbiamo avere la paura del futuro, e con quella benedizione è più facile andare avanti. Grazie. Per me è diventata una cosa quasi normale, cioè a quell'ora lì già sono sempre in contatto con la Madonna, nel senso che penso sempre, perché ormai è diventata una regola di vita, cioè come quando senti fame che vai a pranzo a mezzogiorno, così alle 17:40 ormai è così, insomma, sì, da anni. Sì. Bello. Grazie. Va bene, io vi saluto tutti. No, grazie, ci vediamo oggi fuori allora. Grazie Michele, grazie Virgilio, grazie a ognuno di voi che avete pregato con noi. Condividete questa diretta, così altre persone possono sentire veramente le preziose riflessioni che Michele ha fatto a voce alta da Medjugorje. In attesa del messaggio, buona serata a tutti. Saluto Monsignor Cavalli anche a tuo figlio, tanti auguri. Sì, certo, va bene. Okay. Ciao. Arrivederci.